Ciao a tutti e ben arrivati alla diretta di oggi. Come state? Spero bene, come al solito, ben trovati alla nostra live. Oggi facciamo una ricetta molto semplice, però impareremo a utilizzare, diciamo così, anche degli strumenti che a volte noi non prestiamo attenzione, magari quando stiamo cercando una ricetta, no? Quindi facciamo la ricetta nella ricetta. Vedete qui adesso come diciamo ricetta già impostata la panna, ma in realtà perché la panna? Perché è un ingrediente che ci viene richiesto in ricetta e che assolutamente noi possiamo fare con bimbi e quindi non comprandola. Quindi questo è il principio fondamentale, utilizzare i bimbi a 360 gradi. Quindi intanto, come al solito, vi ringrazio per essere presenti. Vi saluto con un grandissimo bacio a tutti gli amici di Facebook, Instagram e YouTube. Vi ricordo che ad ottobre, cari amici, sono esattamente 3 anni che abbiamo iniziato questo nostro bel percorso insieme. Quindi la prima settimana di ottobre sto preparando qualcosa carino per voi. Iniziamo subito con la ricetta. In realtà adesso facciamo una semplice panna perché ci servirà dopo, ok? Quindi iniziamo a cucinare, vediamo che cosa ci chiede. Innanzitutto vuole una bevanda di, diciamo così, a base di soia, perché possiamo anche farla senza lattosio, oppure se non abbiamo questi tipi di, diciamo così, di necessità, utilizziamo tranquillamente il latte, che beviamo. 300 g di olio di semi e un pizzico di sale. Iniziamo subito nell'aggiungere all'interno del nostro boccale. Io farò mezza dose, quindi metto adesso 100 g di latte. E lo prendo. Che è l'unica cosa che non ho tirato fuori dal frigorifero, quindi 100 grammi di latte perché facciamo mezza dose, eh? Quindi anche qui me ne serve poco, non voglio fare tutta la richiesta che mi sta appena chiedendo bimbi di quantità e vado a fare la mezza dose. Qua ci chiede 300 grammi di olio di semi di mais, anche qua facciamo esattamente la metà, quindi ce ne andiamo con 150 grammi, eccoci. E poi andiamo avanti con il passaggio successivo. Quindi una cosa molto semplice da fare anche quando veramente non abbiamo un ingrediente in casa e non sappiamo se Bimby lo fa. Scrivetevelo nel banner di ricerca. Posizioniamo il misurino e ce ne andiamo 1 minuto a velocità 8 senza temperatura. Quindi magari non tutti avete mai fatto la panna, però in alcune ricette ci sono degli ingredienti che spesso compriamo. Quindi prima di acquistare un prodotto, oltre che al risparmio economico, ma anche una questione proprio di, insomma, di sane abitudini, guardiamo se il nostro, tanto l'applicazione ce l'abbiamo sempre sul telefonino, vediamo se quell'ingrediente invece di comprarlo lo possiamo fare. Qui ci vuole 1 minuto per fare la panna. E fate una panna senza conservanti. Ovviamente vale soltanto quella del latte, perché giorni ovviamente la dovete consumare in quel lasso di tempo. Aspettiamo che mancano 14 secondi e quindi poi iniziamo proprio la ricetta vera e propria, perché questo era un ingrediente. Io già ho grattugiato il parmigiano. Facciamo clic su avanti e ci dice di riunire sul fondo con la spatola, come sappiamo ben fare. Ovviamente tutta la velocità ci ha attaccato, oltre che alle pareti, anche al coperchio, la nostra bella panna. E allora la andiamo a riportare prima giù dal nostro coperchio, così recuperiamo proprio tutto. Poi adagiamo il coperchio appoggiandolo così con il misurino, così non andiamo a sporcare, e andiamo a riportare giù in fondo con la nostra spatola la nostra panna. Intanto ve la faccio vedere perché ha già preso corpo, eh? Quindi poi vado avanti. Se volete qui potete aggiungere un pochino di sale, ma ve lo sconsiglio. E poi ce ne andiamo ancora qualche secondo, ci dice 1 minuto velocità 6, se vogliamo lo facciamo andare bene. Comunque possiamo emulsionare fino a raggiungere la consistenza desiderata, ok? E
questa è una cosa che abbiamo fatto. Quindi anche il parmigiano, vi ricordo che quando lo andate a graffare, il parmigiano viene messo all'interno del nostro boccale a pezzetti da circa 2 cm, impostate un timer di circa 40 secondi e andate gradualmente, quando intendo gradualmente, cioè girare la manopola toccando tutte le tacche, dalla 1 fino alle 8, quindi fate proprio 1, 2, 3, 4, 5, ok, così da non rovinare il nostro gruppo lame. Ok, facciamo che basta perché poi abbiamo fatto anche mezza dose e ce ne andiamo avanti con la nostra ricettina. Voilà, recuperiamo ancora questo che abbiamo lasciato qua nel nostro coperchio e andiamo a recuperare il tutto. Guardate che bella, ma bianco panna, proprio bianco panna nel vero senso della parola. Voilà, guardate che consistenza bellissima. Perfetta, direi. Ok, e quindi anche questa cosa, quindi abbiamo fatto un ingrediente di conserva fatto in casa con soli 2 ingredienti e 1 minuto e mezzo di tempo, Adesso velocemente sciacquo il boccale, ma vi svelo la ricetta che andiamo a fare. Oggi, visto che comunque non era proprio un bellissimo tempo, ho pensato poi tramite una cliente che è diventata mia cliente, si chiama Gabriella e la saluto, facendo il post vendita perché è arrivato il bimbi, abbiamo praticamente fatto una ricetta virtuale. E quindi ho detto, ma sì, ma oggi la facciamo in live, quindi facciamo una bella vellutata di carote e patate, ok? Pronti? Via! Adesso ce ne andiamo in ricetta, quindi Gabriella, vedi? Qui andiamo a chiudere, versiamo il contenitore e lo mettiamo in frigorifero fino all'utilizzo. Andiamo a prenderci adesso le cucinate di recente, perché io una dose l'ho già preparata per voi, e andiamo a prendere questa che è la vellutata di carote. Allora, la vellutata di carote la possono fare tutti, tutti i nostri amici che hanno bimbi in casa, come la stessa panna, perché la velocità 8 ce l'abbiamo tutti, e anche la vellutata la possiamo fare. Intanto mi sono avviata la ricetta, adesso poi faccio salva, inserisco il mio coprilame pela patate all'interno del mio boccale, come se mettessi la farfalla, aggiungo le carote perché la ricetta me la vado a prendere, guardate, mi dice che ho bisogno di, dettagli ricetta, ho bisogno di 400 g di carote, 200 g di patate e poi ho bisogno di, per quanto riguarda le patate e carote, poi altri ingredienti che vi dico dopo, visto che l'ho già pesate, però, e ho il mio coprilame per la patate, perché stare lì a sbucciarle, e allora faccio questo, metto giù. Ma metto giù insieme tutto, anche le mie patatine. Poi aggiungo l'acqua, perché ancora non ha visto questo accessorio. Aggiungo l'acqua, circa 1 litro, e lo guardiamo dalla tacca quant'è 1 litro. Adesso vi faccio vedere bene. E poi vado a chiudere. Guardate, abbiamo messo fino alla tacca di 1 litro, abbiamo all'interno coprilame per la patate, e adesso vado ad inserire, andando da quest'altra parte, la funzione pelare che mi dà in automatico 4 minuti, io basta che giro la manopola fino a 4 perché lui vada a pelare quelle che sono le mie patate e carote insieme. Molti di voi mi chiedono se si possono utilizzare contemporaneamente nel pelare, ecco, questa è stata una ricetta proprio pronta per farvi vedere che si possono pelare più cose insieme e non per forza, diciamo, dividerle, no? Poi un'altra cosa, questa è una funzione che è uscita appena adesso e questa funzione la possono utilizzare solo gli amici che hanno il TM6, anche il TM5, perché alcune mie clienti l'hanno comprato e mi hanno detto che lo utilizzano, ma lo devono utilizzare manualmente, questo insomma va da sé. Considerate che in automatico quando andate nell'app, quindi da quest'altra parte, la funzione pelare si imposta da sola a velocità 4. Quindi se volete invece pelare qualcosa, tipo le mandorle, volete andarvene a velocità 3, allora lo mettete manualmente 3 minuti, velocità 3. Quindi per chi ha questo strumento in casa sto dando anche qualche consiglio in più. Vi ricordo che poi su ogni applicazione che voi avete sulla vostra
la vostra schermata girando, avete la i di informazione in alto a destra che potete sempre andarvi a incuriosire per tutto quello che vi offre la funzione che state utilizzando, come in questo caso la i di informazione ci suggerisce che, andiamo a guardare, ci dice che possiamo sbucciare tuberi e radici di ogni tipo, ovviamente utilizzando Bimit con il coprilame per la patate, e di poterlo fissare benissimo come siamo qua, mettiamo la lama, una leggera pressione, quindi mettere l'acqua 600 grammi fino a un massimo di 800, ma io vi ho detto che ne ho messo un litro, e possiamo pelare carote, patate, rape, ok? Quindi questo è quello che ci dice, da un tempo massimo fino a 6 minuti. Quindi su ogni funzione che noi andiamo a utilizzare, ce ne andiamo in i, possiamo avere qualche informazione più dettagliata se stiamo utilizzando per la prima volta una funzione che magari non abbiamo mai utilizzato. Io vi ho già preparato la farina da quest'altra parte, così poi andiamo a vedere come vengono belle le nostre carotine, le nostre patatine pelate. Starete pensando che potevate ovviamente pelarle a mano, sì certo, questo è proprio più sicuro, però pensate che io in questo momento, mentre lui pela carote e patate, io mi sono liberata alla cucina da delle cose che magari avevo lasciato qua ferme per la nostra diretta, quindi è avere quasi due mani in più. Piace l'idea? Quindi stiamo vedendo una doppia funzione, cioè utilizzare le coprilame per la patate con più qualità. Ci siamo, eh? Nel frattempo ho riscaldato un attimino, vedete che ho il bimbi freddo, perché ho fatto già una dose e quindi sto riscaldando per farvi vedere quello che sarà poi il nostro piatto finito. Qua siamo, mancano 10 secondi, per chi si è collegato solo in questo momento stiamo iniziando adesso la vera e propria ricetta, però abbiamo utilizzato Bimby al pieno delle sue potenzialità, cioè fare la panna da cucina, e abbiamo pelato carote e patate insieme pronte per poi andarcene in ricetta. Quindi adesso guardiamoci qua che sarà tutta una schiuma, vedete? Adesso poi vi giro, vi porto nel mio lavandino e andiamo a pulire queste belle carotine. Quindi adesso vi giro, vi sposto di qua, pronti e via. Eccoci, ci siamo. Mi metto in modo in maniera che mi vedete bene quello che faccio. Ci siamo. E vado a versare, poi si fa una leggera pressione, vedete anche questo viene via, normale, e andiamo a riprenderci quelle che sono le nostre patatine e carote appena pulite, ok? Vediamo come sono venute, intanto ci siamo sciacquati anche il boccale, e via, allora, eccole qua, una, guardate che carine, e poi c'è meno scarto perché praticamente il nostro coprilame per la patate va a grattare, avete visto? Adesso vi riporto di là, nella posizione iniziale, e andiamo a iniziare la nostra ricetta. Ok, pronti, vi giro, altrimenti vi faccio venire il mal di mare se vi sposto da una parte all'altra, quindi via, ce ne andiamo di qua e rientriamo nella nostra ricettina. Quindi adesso ci chiede di mettere all'interno del nostro boccale 30 g di cipolle, quindi se non vi piace la cipolla utilizzate lo scalogno, quindi 30 g di cipolla, lo asciugo giusto un pochino, proprio per avere un trito perfetto della mia cipolla,
Ok. Quindi vedi, Gabriella, stasera mangiamo la stessa cosa in doppia quantità io perché avendone fatte due. Quindi 30 grammi di cipolla, alternativa scalogno, non mi piace, non ce lo metto, eh. Questo insomma un po' anche di iniziativa. Vediamo. Perfetto, andiamo giù e ce l'andiamo a pesare. Ci dice 30 grammi, vediamo, vanno bene anche 25, 23 anzi, chiudiamo il tutto con il nostro misurino e andiamo a tritare. Quindi 3 secondi, velocità 5. Ovviamente 3 secondi passano in maniera molto veloce, eccoli qua. E adesso andiamo ad aggiungere gli ingredienti successivi. Riuniamo prima sul fondo con la spatolina, prendiamo un piatto e appoggiamo le nostre verdurine, eccole. Poi ci dice di riunire sul fondo con la spatola perché la velocità, come abbiamo visto sempre, no? Ci attacca alle pareti del prodotto e quindi la riporto giù. Poi andiamo ancora avanti, ci dice di cominciare a inserire le nostre verdure che abbiamo appena pelato con pela patate. Quindi 400 g di carota. Vediamo se siamo a 400, il Bimby Friend ci dice che è arrivato alla temperatura giusta. E vediamo, voilà, 400 ce ne dice, ma molto probabilmente io l'avevo pesato già prima pensando di fare una mezza dose, adesso non ricordo, lo vediamo subito, è così, perché mezza ce l'ho già pronta, quindi 200 io ho fatto mezza, poi patate. Quindi qua ce ne mettiamo 100. Voilà. Poi andiamo avanti, aggiungiamo, chiudendo con il nostro coperchio il misurino, e andiamo per 10 secondi a velocità 5. Anche qui ci dice di riunire sul fondo con la spatola, adesso vediamo come ci ha tritato bene. Guardate che meraviglia, ma voi mi dovete dire, ma un altro robot che trita senza alterare colori e sapori, perché le nostre lame fanno anche 10.700 giri al minuto, non riscaldandosi mai, ma dove lo trovate? Penso da nessuna parte, vero? Altrimenti non avevate comprato Bimby. Quindi ce ne andiamo adesso poi ancora una volta a riportare tutto giù. Perché la velocità ci attacca il prodotto e adesso mettiamo acqua 400. Allora l'acqua la mantengo come quantità perché comunque posso giusto mettercene 50 grammi di meno volendo, perché comunque il tempo di cottura va rispettato, perché adesso mi dice di metterci poi un cucchiaino di dado assolutamente fatto con il Bimby, eccolo qua, dado vegetale. Io poi aumento sempre la quantità di sale, mettendone il doppio soprattutto, cioè addirittura, perché così non aggiungo proprio sale. 20 grammi di olio, ok, e poi andiamo in cottura. Quindi adesso si va a chiudere il tutto con coperto, togliendo il misurino e appoggiare il nostro cestello e andiamo per 20 minuti, 100 gradi, velocità 1. Come appena detto, la possono fare tutti i nostri amici che hanno TM5, TM31, TM6, ok? E quindi per 20 minuti questo cuoce. Ma noi ovviamente ne abbiamo già una dose pronta e quindi che facciamo? Non facciamo nient'altro che fare questo. Cambiamo Bimby Bimby Friend e andiamo avanti. Adesso guardate, vi faccio vedere il risultato, perché un risultato l'abbiamo già ottenuto. Eccolo qua. Che profumino! E andiamo ad aggiungere quello che ci ha appena richiesto, perché lui vuole adesso la panna, ma perché la devo comprare? E devo non, e invece che farmela, quindi fatevi la panna se fate attenzione a quello che vi chiede il Bimby prima di iniziare la vostra ricetta. Avete la possibilità di guardare, anche se non siete a casa, perché l'applicazione Bimby ce l'abbiamo sempre sul nostro telefonino. Un pizzichino di sale. Ma veramente un pizzichino, perché io vi ho detto che ho appena raddoppio le dosi per quanto riguarda il dado. Chiudo il tutto, coperchio e misurino,
e vado per 20 secondi a velocità 8. Ovviamente è caldo, lui si aspetta, ecco, si è partito, eh. Ovviamente ci dice che ha terminato, facciamo clic su avanti e ci dice di servire ovviamente e irrorando con un filino di olio a piacere, olio extravergine d'oliva. Ma guardate che meraviglia, io ho anche tostato delle piccole fettine di pane che poi ho tagliato a cubetti, guardate se il colore delle nostre belle verdure non è rimasto integro. Quindi cosa dirvi? È arrivato il periodo delle zuppe, delle vellutate, delle minestre. Pancia mia, fatti capanna! Allora, guardate, ve ne verso un pochino, vi insegno un trucchetto, ma che avevo già fatto vedere in precedenza, ma lo rivediamo. Aspettate che sciacquo la spatola. Per versare quelle che sono le nostre preparazioni all'interno di una ciotola, di un piatto, di un contenitore, quello che sia, appoggiamo davanti la spatola così che non schizza. Ok, ci siamo. Poi mettiamo un filino di olio extravergine d'oliva. E che vi dico, adesso io poi faccio anche un po' l'aggiunta di quello che è qualche pezzettino di pane. A me piace anche mettere del parmigiano. Se vi piace anche ovviamente un pizzico di pepe, quello non guasta mai, quindi un pochino di parmigiano, qualche bel pezzettino di pane e via. Cena pronta e soprattutto con pochissimi ingredienti facciamo delle cose veramente straordinarie. Non mi resta che assaggiare, perché altrimenti dopo la mia faccia, insomma, potrebbe darvi tanti tanti indicazioni per quanto riguarda, diciamo, questa ricetta, se vi è piaciuta più o meno, eh. Allora, intanto io vi giro, vi dico se assaggio per voi, ovviamente in questo momento mi potete anche odiare, lo capisco. Intanto assaggio prima la nostra bella vellutata di carote e di patate. E poi prendo anche un pezzettino di pane, perché ci sta bene. Allora, che dite? Vi è piaciuta questa ricetta? Io spero di sì, non mi resta che salutarvi e ci vediamo alla nostra prossima ricetta. Se vi è piaciuta lasciatemi un messaggio, se vi piace e volete riconservarvela, condividetevela sulla vostra bacheca, così che l'avete sempre a portata di mano. Un grande bacio virtuale a tutti da Teresa e Bimbi Come Fare. Ciao ciao!